cominciamo diciamo a ritroso, perché parliamo dell'aspetto relativamente più recente di questo edificio, cioè gli affreschi, principalmente questi diciamo tardo medioevali, mentre la chiesa, come è noto, è molto più antica, quindi gli aspetti architettonici che illustrerà la dottoressa Gentile, si dirà delle cose perlomeno su tutta la sua lunga meditazione riguardo a verifica su questa chiesa, e gli aspetti archeologici sui quali pare c'è quello filmato, verranno dopo, ma da come si fa a scuola, si dice una volta di cominciare dalle più recenti. Le cose più recenti sono quelle che appaiono nella navata e anche qui nella cappella sinistra, cioè sono gli affreschi di metà Ottocento che saranno anche da recuperare e sono comunque significativi moltissimo per la, come aveva sottolineato anche la dottoressa Godella nella sua tesi, per l'importanza che questa chiesa ha assunto nei secoli successivi al suo abbandono, nel senso che era stata, non era più stata parrocchiale, parrocchiale fino all'inizio del Seicento, poi già nella visita pastorale della prima metà del Seicento si dice l'antica parrocchiale, perché nel frattempo è stata fondata, tra l'altro il parroco, magari quello facciamo parlare, penso che la funzione della religiosa di questo edificio prima e poi la funzione sia religiosa sia di memoria dei defunti che ha assunto soprattutto poi dalla metà dell'Ottocento l'abbia anche salvato. L'ha salvato nel senso che bene o male è stato ancora, hanno controllato i tetti.